Il Festival del Film Locarno è un luogo di scoperta, uno spazio di frontiere, non solo per la sua posizione geografica. È un festival dove sono stati mostrati film che poi hanno segnato la storia del cinema o si sono affermati registi che poi sono appartenuti al patrimonio mondiale. E avendo in mente questa tradizione che abbiamo pensato a programmare l'edizione di quest'anno, innanzitutto affidandoci a degli ospiti che per noi sono più dei testimoni, degli accompagnatori di questa storia vivente che si perpetua di anno in anno. Persone come Christopher Lee, la cui filmografia è sterminata, o attrici come Jacqueline Bisset, la straordinaria interprete dell'ultimo film di George Cukor, a cui Locarno quest'anno dedica la sua grande retrospettiva. O anche attrici entrate nell'immaginario collettivo, come Faye Dunaway, o ospiti come Anna Carina e Sergio Castellitto. E poi registi come Werner Herzog e Ottavio Celiani, due franchi tiratori del cinema mondiale. O ancora persone magari il cui nome non ti racconta molto, come Douglas Trumbull, ma che stanno dietro le quinte di film imprescindibili come 2001 Odissea nello spazio, Blade Runner o Incontri ravvicinati del terzo tipo. E poi tanti registi, nuovi e meno nuovi, che compongono il concorso di quest'anno. E al riguardo sono molto contento di poter annunciare una competizione che contempla tanti registi i cui film precedenti mi sono entrati nel cuore e che spero entreranno nel vostro cuore con i loro nuovi lavori. Registi come il giapponese Kiyoshi Kurosawa e la sua storia di fantasmi, o Claire Simon e il suo progetto unico sulla Gare du Nord di Parigi con un documentario e una finzione. E anche tanti altri esordienti che con il loro coraggio, la loro visionarietà, vi susciteranno molte emozioni. E infine, uno spazio anche per i registi non in concorso, per quelle opere documentarie o che appartengono alla storia del cinema che rinnovano questo discorso tra presente e passato che compone l'identità del Festival di Locarno.